Sul neutro di Atri il Pineto perde il big match della sesta giornata di ritorno contro l'Avezzano con il punteggio di 1-0 al termine di un incontro pesantemente condizionato da una nebbia fittissima, specialmente nel secondo tempo, e dalla pioggia che hanno reso quasi impraticabile il terreno di gioco. Un risultato che forse penalizza troppo i ragazzi di mister Ciarrocchi, ma che andando a vedere i punti, per usare una terminologia del pugilato, premia meritatamente l'Avezzano, che ha creato nettamente più palle gol rispetto ai biancoazzurri. È stata quindi la classica vittoria cinica, con gli ospiti bravi nello sfruttare al meglio le occasioni da gol e difendere il prezioso risultato. Per il Pineto invece una sconfitta pesante che interrompe la striscia di 3 vittorie consecutive. Andando in cronaca, la prima occasione da gol all'ottavo è di marca ospite, con un tiro da fuori area di Kras ed il pallone che termina sul fondo alla sinistra di Di Furia. L'Avezzano al 14° crea un'altra palla gol, cross di Felli dalla fascia sinistra, tiro di Maiorano e parata in 2 tempi di Di Furia. Il Pineto reagisce al 21° va vicinissimo al vantaggio, passaggio filtrante in area di Colaciopo per Assogna, il terzino tira in porta ma Paghera è bravissimo nel respingere. L'Avezzano non arretra, ricomincia a macinare gioco e al 31° va vicino alla realizzazione con 2 conclusioni consecutive di Bisegni e di Genova, entrambe respinte da Di Furia. È però il preludio al gol che arriva esattamente 1 minuto dopo, contropiede mortifero degli ospiti con Bisegna che recupera il pallone sulla tre quarti, il numero 7 bianco-verde va in progressione verso la porta, tiro e palla che trafigge l'estremo difensore per l'1-0 dell'Avezzano. Nella ripresa ci si attende una reazione da parte del Pineto ed invece sono gli ospiti a partire forte esattamente al 46° con una palla velenosissima dalla fascia sinistra che Maiorano tocca ma non riesce a deviare in rete. Ciarrocchi cambia le carte e rivoluziona l'attacco, fuori Di Felice e Colaciopo, dentro Sciofolan e Francia. La nebbia scende inesorabile e la visibilità è quasi al limite della sospensione. Per la cronaca annotiamo un gol annullato per fuorigioco al Pineto al 66°, una palla gol clamorosa per l'Avezzano al 67° con Bisegna che a tu per tu con Di Furia calcia direttamente sul corpo del numero 1 biancazzurro ed infine un violento calcio di punizione battuto da Pica al 70° con un bel intervento di Paghera che mette in angolo. Da qui in poi nessuna azione da notare sul taccuino. L'Avezzano riesce quindi a controllare il vantaggio fino al 90° e porta a casa una vittoria importantissima per tenere il passo della corazzata San Nicolò, lontana però ancora di 10 punti grazie al successo nell'altro big match di giornata per 1-0 in casa del Capistrello. Il Pineto invece dovrà subito reagire domenica prossima contro il Fanalino di da Civitella Roveto per restare nelle zone alte della classifica. La partita è andata così, noi abbiamo fatto di tutto per cercare di quantomeno di pareggiarla, però l'Avezzano si è dimostrata ancora una volta una squadra veramente forte con tanta qualità. Resta il rammarico perché forse nel secondo tempo abbiamo fatto di più, abbiamo tenuto la palla un po' più verso la loro area e qualcosa di meglio abbiamo fatto nel primo tempo. Forse non abbiamo tenuto la palla là davanti e abbiamo creato un po' poco, però tutto sommato la squadra si è impegnata, ha dato il massimo, ripeto, con una squadra che secondo me è veramente forte, ha tanta qualità.